amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in compagnia del professor Antonino Russo. Quest'oggi vi dedicheremo una puntata un po' particolare, perché in un modo scherzoso, così come questa rubrica diciamo è nata, ci prenderemo in giro, perché faremo vedere un po' quelli che sono stati. Lo abbiamo fatto fin dall'inizio. Con tutte quelle papere e gaffe che insomma ci siamo concessi in questo periodo. Anzi, ne approfitto per ancora una volta chiedere venia ai miei amici delle papere mie. E anche mie che insomma l'ultima è stata quella di Susino Persuino. È stato bellissimo, sì. Ma questo perché comunque dimostra anche l'aspetto, come diciamo noi sempre, informare ma con il sorriso, perché è questo il leitmotiv di questa rubrica, che diciamo per questa stagione volge al termine. Ci prenderemo la pausa estiva e torneremo in autunno con tante nuove novità, e ci stiamo anche già lavorando, quindi buona visione delle nostre gaffe. Vai. Già ne ho tre già per l'autunno, già preparato. Vabbè, fammi prima la varietà. Vediamo cosa dice il commento. Prima entra la sua pancia e poi lui, come accade ad un panciuto che entra in un ambiente e viene visto di profilo nell'atto di varcare l'ingresso. È considerata la nostra cucina, dico io, ce ne sono parecchie. Ricordo quando ero ragazzo sentivo con grande divertimento mia madre, le mie zie, mia nonna giudicare le altre donne e lasciare le donne. Non solo, voglio dire, mia madre, le mie zie, quelle generazioni, usando, ti parrà incredibile, Michele, usando solo una parola. Aspetta, questa la dobbiamo rifare. Questa la dobbiamo rifare. In Sicilia. Per esempio mia nonna si chiamava Vella di cognome. Vella? Sì. Sì, è un cognome non raro. Non raro. Vella. In questo momento non so, ma credo che ci sia una località Vella. Ah sì? Quindi derivi dal valore. No, ma stai registrando? No, no, no. Sì, vabbè, questa passa anche non me. No, non metto, perché io devo controllare sempre la fonte. Certo. Di queste cose che non dobbiamo dire fesserie. Ce n'era un altro. E allora? Alcuni vogliono sapere il significato. Di nome, cioè, voglio sapere. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. L'inizio, la prima sillaba è per, che è una preposizione di modo per luogo, indica un luogo attraverso cui passa qualcosa, in questo caso il fiato, capisci? Quindi Pertugio. Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in compagnia del professore Antonino Russo. Era domenica, la casa. Buongiorno professore. Ciao. Pronti oggi? Sì, fra qualche minuto possiamo. Siamo cari. In onda. Siamo carichi? Abbastanza, come sempre, soprattutto sempre di buon umore. E questo è quello che è l'essenziale. Posso sedermi? Sì, prego, prego. E allora, fra poco diamo inizio a questa puntata. Mattola. È diventata mattola. Ecco, per cui, per esempio, immagina quando in una medicheria di ospedale due infermieri stanno sterilizzando siringhe, eccetera, eccetera, e uno dice all'altro in dialetto palermitano passa ma mattola, gli sta dicendo in realtà passa murgenale. Ma non lo sa. Ti piace? Sì. Vabbè, fammi prima la varietà. E le loro tradizioni, le loro abitudini. Quindi queste cose le portarono gli ebrei in America. Gli americani le appresero, le utilizzarono, le valorizzarono e le fecero loro, ma non le inventarono loro i biscotti. Come diciamo usualmente hanno fatto del resto. Bene amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, spero vi siate divertiti come noi. Noi l'abbiamo fatto e anche tantissimo.
Vi diamo appuntamento alla nuova stagione che partirà in autunno e nel frattempo godetevi l'estate. Buona estate a tutti. Buona estate a tutti e perdonate la nostra pochezza. We make our poor best. Fantastico. Cerchiamo di fare del nostro poco meglio.